passa in questo fascio che ha un diametro di 20 metri, non è che sia un pallino, ha un diametro di 20 metri. Che gli capita un aereo? Guarda che è una domanda pertinente, visto che gli Stati Uniti avevano in un primo tempo pensato di realizzare queste antenne vicino all'aeroporto di Sigone. Poi, naturalmente, l'hanno spostata nei scemi. Perché? Perché sono coscienti dei rischi di interazione con le onde elettromagnetiche e con le microonde, tant'è che loro nel 1967 hanno avuto un incidente gravissimo a bordo di una portaerei, quando hanno montato un nuovo sistema radar molto potente, l'hanno acceso, le emissioni erano così forti che hanno innescato i detonatori delle bombe degli aerei che avevano sul ponte. Gli sono saltate delle bombe sul ponte, hanno avuto 100 passamorti, e da allora stanno molto attenti a non piazzare trasmettitori che hanno emissioni così forti troppo vicino agli aerei, prima di tutto perché possono innescare esplosivi e incendiare il carburante, e poi perché interferiscono con la strumentazione di bordo. Cioè, come vi succede quando salite a bordo di un aeromobile e vi chiedono di spegnere i telefonini, computer portatili, insomma qualunque diavoleria, lettori CD, perché è talmente delicata la strumentazione avionica che basta anche il disturbo generato da un lettore CD a creare delle interferenze e a creare dei rischi. Allora, a maggior ragione, è chiaro che se tu fai attraversare l'atmosfera, no? Questo raggio che è così basso sull'orizzonte, che anche a 30 km di distanza viaggia a 10.000 metri d'altezza, dove viaggiano le rotte degli aerei, che gli aerei civili viaggiano tra i 5 e 10.000 metri d'altezza, insomma, quelli militari viaggiano ancora più tanto. È chiaro che interferisci. Adesso, questo problema, voi dite, ma che impatto avrà? Ragazzi, non è a me che lo dovete chiedere. Cioè, questo che vi ho detto è un fatto, cioè ci sono due formulette matematiche che ve lo dicono. A questo punto bisognerebbe andare da chi l'ha progettato e a dirgli, ma te lo sei mai posto questo problema? Allora, e adesso il mio sospetto è questo. Loro, sì, siccome sono persone tutt'altro che stupide, no? È ovvio che hanno presente questo problema. Penso che verosimilmente abbiano pensato, va bene, una volta che lo abbiamo realizzato, dopo che lo abbiamo acceso, dovremmo dire, oh, disgraziatamente alcune zone dello spazio aereo per sicurezza andranno chiuse. Però, siccome appunto non sono stupidi, non è che lo dicono in anticipo, ve lo diranno magari al momento opportuno, ecco. Però non c'è bisogno di avere la scienza infusa dei professori dell'Università di Palermo per capirlo, cioè è una cosa ovvia, leggendo questi rapporti. Innanzitutto, dunque, mi devo scusare per tutte le persone che mi hanno scritto, io ricevo un sacco di mail che mi chiedono appunto, ma possiamo misurare noi, visto che l'ARPA non l'ha misurata, eccetera, eccetera. Io non ce la faccio a rispondere a tutte le persone che mi scrivono queste, proprio. E poi, oltretutto, è un problema anche effettivamente complesso, cioè non è facile fare queste misurazioni. Soprattutto non è facile quando uno non sa cosa deve misurare. Perché guardate, qui la situazione è completamente anomala. Se questo fosse un impianto civile, no? Allora cosa succede? Che l'ingegnere ambientale ha detto, intanto volevo dire, se uno non sa le cose le può studiare, visto che tra l'altro è il suo mestiere, lo faccio io che non è il mio mestiere, possono farlo anche loro che li pagano. E se uno non ha la strumentazione adeguata la può noleggiare e risolve il problema. Quindi sono ovviamente delle fesserie queste cose. E viceversa, sulla difficoltà, queste sono misure effettivamente difficili da fare. Io ho anche promesso di scrivere un qualche cosa di analitico per vedere come dovrebbero essere portate avanti, però attenzione, il problema è che all'ARPAS lo avrebbero anche i cittadini, nel senso che se quello fosse un impianto civile, la prima cosa che fa un ingegnere che se ne occupa è chiedere esattamente quante sono le antenne e i trasmettitori, dove sono, quali sono le caratteristiche, poi fa un piano per farsi un'idea di che cosa succede nei 10-20 km tutto attorno dove ci abitano migliaia di persone. Dopodiché, buon ultimo, fa le misure, ma per fare le misure va da chi gestisce l'impianto, gli dice, allora tu adesso accendi tu, siccome la misura va fatta analizzando il peggiore dei casi possibile, allora mi accendi tutta la strumentazione in funzione, la metti al massimo della potenza, dopo io misuro, non vado a casaccio. Guardate, questo problema con i militari c'è sempre, c'è stato al poligono di Quirra, un altro delle situazioni che ho seguito sempre con dei comitati, lì il magistrato che si occupava della vicenda per riuscire a valutare quelle che erano effettivamente le emissioni, siccome si è reso conto che quando lui mandava il suo perito a misurare
e in cabina di regia non si capiva bene cosa combinavano, ha sequestrato tutti gli apparati della base, era una base militare, dopodiché ci ha messo la polizia e i suoi consulenti in cabina di regia e quelli hanno detto adesso accendete e fate quello che diciamo noi, altrimenti è inutile che io sto lì fuori a misurare, quando tu là dentro mi abbassi il livello, cioè banalmente, no? Ok, quindi questo è un problema e non è un problema che possono risolvere i cittadini. D'altra parte, sì, può essere importante approfondire le misure, però rendetevi conto che imprudentemente questi fessi dell'Arma Sicilia si sono fatti sfuggire una cosa importantissima, che quell'impianto è già fuori, cioè quello che loro hanno detto, misurato, certificato e pubblicato è già più che sufficiente per dire no, va spento, non può stare così a fianco alle case, ok? Oh, poi che nessuno si voglia assumere la responsabilità di farlo è un altro discorso. Anche questo discorso della regione mi lascia stupefatto, perché la regione ha bloccato i lavori fino a giugno dell'anno scorso sulla base di una serie di osservazioni e di fatte per esempio da dei naturalisti, l'opposizione del comune di Niscemi e anche probabilmente i rapporti che avevamo fatto noi, il rapporto dell'ARPAS. Sulla base di queste cose la regione Sicilia ha detto no, e questo no era no sino a giugno dell'anno scorso, poi è diventato sì, quindi c'è stato qualcuno che ha un nome e un cognome, che prima ha detto no e poi ha detto sì, cioè c'è nei documenti, che poi dice no, io non posso dire no, ma se l'hai detto sì a ieri, e mo non puoi più, ma non perché tecnicamente non puoi, perché non vuoi, e questo è un altro discorso ancora. Comunque, adesso puntiamo, questo è un fatto tecnico molto importante, giustamente per dire, ma dov'è che lo spediscono sto raggio, no? Bisogna sapere due cose, sì, quanto è alto sull'orizzonte e anche dove è diretto, rispetto al nord, è diretto a nord, a sud, a ovest, dove? Ecco, questo dato non è mai trapelato, mentre è trapelato l'altezza sull'orizzonte, risulta da qualche parte, non l'abbiamo mai visto scritto da nessuna parte dove lo devono puntare. Ovviamente questa è una cosa molto importante, perché secondo dove punta, per il discorso di interdizione dello spazio aereo, può disturbare le comunicazioni, non è inverosimile che interferisca con le rotte di partenza e atterraggio da Comiso, rendendo complicata la vita di questo aeroporto, non è una cosa inverosimile, io non la posso confermare e non lo posso manco escludere. Cioè, non è che lo devi chiedere, io non lo so quanto te, sinché non trapela questo dato, noi non lo conosciamo. E questa è uno dei tanti misteri, che poi, visto che abbiamo sollevato il problema, non c'è stata... Posso anche maliziosamente pensare, se non disturba nessuno, forse a questo punto sarebbe riuscita allo scoperto e dire, no, punta verso, non lo so, il Malta, quindi non disturba nessuno e... Però siccome non hanno parlato, questo silenzio dura da novembre, effettivamente un po' sospetto. Buon ultima la questione del radar dei migranti, ma non per il cosiddetto radar anti-migranti. In realtà questo è un radar che è stato acquistato nel... adesso non mi ricordo esattamente l'anno, comunque quasi una decina d'anni fa da Israele. È un radar che produce una multinazionale israeliana e viene utilizzato con i sistemi d'arma che questa multinazionale produce, anche missili, sistemi di puntamento per navi, carri armati, tutta una serie di cose. È stato acquistato dal governo italiano e la Guardia di Finanza si è presa l'incarico di costruire in tutta Italia 20 stazioni, radar di questo tipo, alcune in Sicilia, altre in Sardegna, in Calabria, in Puglia, eccetera. Tutta questa pratica è stata portata avanti in gran segreto. Quando a un certo punto c'è il semaforo, si sono formati dei comitati non radar in Puglia, in Sicilia, in Sardegna, eccetera. Io sono stato il consulente anche di questa gente. In Sardegna abbiamo avuto un certo successo, questi, e anche in Sicilia, a dire la verità, perché è anche in Puglia. Diciamo 6 su 20 li abbiamo bloccati, gli altri alcuni sono riusciti a realizzarli purtroppo. È un sistema estremamente inquinante, un radar montato a terra, in Sardegna lo avevano progettato in alcune aree naturalistiche protette, naturalmente l'ARPA Sardegna si era comportata esattamente come l'ARPA Sicilia, aveva dato tutte le autorizzazioni del caso, abbiamo portato avanti una battaglia, questa battaglia però è stata portata avanti nell'immediatezza, perché ci siamo trovati con i cantieri aperti, lo stavano facendo. Le popolazioni di questi paesi hanno occupato i cantieri, hanno impedito fisicamente che si facesse il radar, un'operazione che al momento forse non aveva tutti i crismi della legalità, però vi assicuro è stata efficace. Poi molti mesi dopo queste occupazioni sono nate a marzo dell'anno scorso e sono durate sino all'autunno, sino a ottobre, quando nel frattempo abbiamo raccolto dati, abbiamo fatto delle elaborazioni, sono stati presenti i ricorsi al TAR. Molti mesi dopo il TAR ci ha dato ragione
e ha valutato che, per quanto completo, tutto quell'iter autorizzativo che si era svolto in gran segreto con le autorizzazioni di tutti, era viziato da tutta una serie di problematiche, di vizi di forma, anche che riguardavano anche le emissioni elettromagnetiche, per cui ha annullato la procedura come illegale. E in qualche modo ha legalizzato la nostra, perché la legalità è anche se si sposta secondo i rapporti di forza, questa volta si è spostata a nostro favore, quindi in qualche maniera la nostra azione è stata legalizzata e questi radar per il momento non si sono fatti, però ce li hanno in magazzino, ce li riproporranno a breve, credo, e quindi niente, per il limite adesso non la finisco.